linguaggio Spring Tuning e di alcune cose, diciamo, questioni in qualche modo correlate a questo schedule e in particolare alla faccenda, diciamo così, dell'aumento di velocità che c'è in corso con i dispositivi flash-based e, diciamo, delle questioni che questa cosa si tira dietro, delle questioni apparenti e di questioni forse un po' meno apparenti che però sembrerebbero abbastanza sostanziali, ma vado insomma, al dunque fra un attimo. Prima vi voglio aggiornare un attimo su BFW. E intanto vi ridico quello che fa. Fondamentalmente è uno scheduler che è stato progettato per dare un'alta reattività. Per reattività fondamentalmente intendo che le applicazioni partono subito, anche se magari contemporaneamente il disco sta facendo il dispositivo, non è più solo dischi, insomma il dispositivo di storage sta facendo anche altre cose, e che quando un'applicazione interattiva c'è da fare qualcosa glielo fa fare subito, tipo che ne so, aprire un file, scrivere su un file e così. Un'altra cosa, che un'altra garanzia interessante che dà questo scheduler è che se io mi sto guardando un film non va a scatto. Cioè, se, nel senso, se il disco non sta, cioè, ormai sono abituato, dico sempre il disco, però il dispositivo di memorizzazione di massa, quale che sia, flash based, rotazionale o cose future, insomma, se questo dispositivo non sta facendo altro è ovvio, ma se invece contemporaneamente magari sto scaricando file o copiando roba, qualche sistema di indicizzazione sul mio disco parte, qualche altro demone parte e così via, magari mi dà fastidio se il mio film va a scatti. Questo vale per il video, vale per l'audio, vale nel caso in cui lo sto facendo lo streaming, per esempio, di un filmato. Tutto questo non viene, diciamo, al costo di abbassare il trucco, quindi in qualche modo con dei trucchi, può essere volenti, vuole annoiare, vi racconti i dettagli, si riesce, diciamo, a dare queste garanzie e contemporaneamente a tenere il tutto tanto. Poi c'è la garanzia iniziale con cui era stato pensato BFW nel 2008 quando siamo partiti, questo era il motore che c'è sotto, che ti permette praticamente di dare a ciascuna applicazione il throughput che tu gli vuoi dare, la frazione, scusate, del throughput che tu gli vuoi dare. E questo indipendentemente da quanto è il throughput e anche se il throughput si mette a fluttuare. Per cui io posso dire 30% del throughput del disco lo voglio dare a questa applicazione, lui te lo garantisce. E questo era un po' il motivo per cui era nato BFW. Poi con gli anni ci abbiamo messo sopra questi vari strati, per cui utilizzando questo motore che c'è sotto, che è abbastanza accurato, siamo riusciti con delle euristiche a sfruttarlo per ottenere anche tutto il resto. Che è successo in questi anni? Adesso BFW lo usano in un po' di distribuzioni di varianti di kernel, sia per PC che per smartphone. E diciamo, uno degli eventi più importanti tra quelli recenti è che l'abbiamo sottomesso alla Linux Kernel Mailing List e fondamentalmente hanno detto sì. Questo 4-5-6 mesi fa, 5 mesi fa, e ci siamo messi anche d'accordo su come fare questa cosa, fondamentalmente per questioni non proprio tecniche. Quello, diciamo, lo sviluppatore, il creatore, il padre di CFQ ha detto sì, però CFQ non me lo levate, e quindi siamo messi d'accordo per una procedura un po' contorta in cui rimane CFQ ma diventa BFQ, però fondamentalmente sostituiscono CFQ con BFQ, però bisogna farlo, diciamo così, nella maniera che chiede lui, cioè non puoi prendere e sostituire il file, deve essere una serie di patch che un po' alla volta lo trasformano l'uno nell'altro, ma tutti i passaggi intermedi sono perfettamente inutili, perché ovviamente le versioni intermedie non sono né carne né pesce, non daranno né le garanzie dell'uno né le garanzie di quell'altro, però probabilmente, vabbè, questioni politiche eccetera, abbiamo detto di sì. E se siete curiosi, qui c'è l'home page con tutto su BFQ, quindi un po' quello che è, una descrizione un po' più accurata, tutte le batch per tutti i kernel fino, diciamo, all'ultimo, fino al 3.17, partendo, non mi ricordo più, dal 3.7.8, e insomma tutto quello che può esserci su BFQ lo trovate là. Invece oggi quello che volevo far vedere erano queste due cose qui. Primo, due demo di BFQ con il confronto con gli altri scheduler di Linux, quindi CFQ, Deadline e Noto, e una sull'SSD e l'altra su una disk. Queste sono demo aggiornate, perché anche l'altra volta le avevo fatte vedere, ma quelle erano un po' più vecchiotte. Queste le ho fatte proprio due settimane fa in occasione di LinuxCon Europe, forse conoscete, insomma, c'è questa una delle varie conferenze Linux, LinuxCon, quest'anno era Düsseldorf, 10 giorni fa, e in occasione di quella conferenza lì ho preparato
quindi sono proprio recenti, insomma, il messaggio era questo, sono proprio recenti. E poi, se ci riesco, la vediamo anche il tempo, una cosa mi sarebbe piaciuto raccontarvi è che cosa sta succedendo dentro Linux per quanto riguarda l'IO, i dispositivi di storage, che cosa stanno cambiando proprio in questo momento e che cosa, in base a quello che desiderano loro, diciamo chi sta guidando quest'onda di cambiamento, che cosa dovrebbe succedere nelle prossime settimane o anche nei prossimi mesi. Quindi parto però, diciamo, dalla demo e quindi vi faccio vedere prima quello su SSD e poi qua, e poi un pezzettino di quella sulla disca, tanto la minestra è la stessa. Per quanto riguarda quella SSD, questo sì, praticamente in questa demo vi faccio vedere quello che succede con vari file che vengono letti in parallelo. Quindi vi farò vedere responsive, reattività del sistema, garanzie di bassa latenza, facendovi vedere un filmato che si, diciamo, il playback viene smooth senza scatti, e poi vi faccio vedere il tutto. E come carico di sottofondo utilizzerò dei lettori RAW. Nella presentazione, l'audio della presentazione che adesso è su YouTube, dico che lo faccio per semplicità. La verità, perché ho messo i lettori RAW, è che se fai o le letture su un file ordinario o le scritture, distruggi l'SSD, costa un sacco di soldi e ce lo vogliamo tenere per un po' di mesi. Siccome questi test li facciamo 24 ore su 24, perché Linux escono sempre nuove release, poi facciamo nuove versioni di GFQ, quindi praticamente abbiamo una macchina da massacro che è continuamente in funzione, se ci mettiamo a fare pure un sacco di scritture, dopo 10 giorni le prestazioni di SSD vanno giù. Quindi questo è per il motivo per cui sono letture direttamente dal dispositivo, ma credetemi, se uno fa le letture da file, la minestra è più o meno la stessa con le scritture, anche se poi entrano in gioco altre questioni su cui non entro, poi se volete ci entriamo, ne parliamo. Quindi questa è la demo, c'è questa diciamo, finestra principale in cui faccio partire l'applicazione. In particolare faccio partire, siccome l'SSD è va veloce, un'applicazione un po' più grossa che è LibreOffice Writer, e vabbè, qui c'è il carico di background, quindi vi faccio partire il carico di background che poi vi faccio vedere. Qui cambio scheduler, qui vi faccio vedere lo scheduler che c'è adesso, per esempio adesso è CFQ. Infine lì c'è il monitor che vi fa vedere quanto sta andando il dispositivo, come picco più o meno, qui è un dispositivo da 500 MB al secondo, abbastanza veloce, allineato con gli attuali SSD. Quindi adesso faccio partire questo, lì c'è scritto writer perché è rimasto il vecchio nome dello script, ma è LibreOffice Writer, parte ripetutamente e misuro il tempo che ci impiega a partire. Sotto riporto il tempo medio, questo tempo medio lo usiamo come riferimento perché fra un attimo vi faccio vedere che succede se mettiamo del carico del background. Come vedete, in 0.6 secondi, se il dispositivo non sta facendo nulla, lui parte e basta. Se la computer chiedendo esattamente cosa misuro, se voi potete far partire il LibreOffice con un'opzione terminate after init, lui parte e termina. Se misuri il tempo totale, sai quanto ci metteva a partire, più o meno l'hanno pensato con lo scopo di e per scopi di debugging. Sì. Detto questo, quindi fra un attimo vi comincio a far vedere che succede se uno mette un po' di carico. In particolare ci sarà un lettore, un solo lettore, quindi cominciamo, diciamo, dal carico minimo possibile, un solo lettore in background, e guardate che succede al tempo di startup di LibreOffice. LibreOffice Writer, permettetemi di chiamarlo LibreOffice, vedete? È diventato 7 volte maggiore. Questo con CFQ. Cioè, lo faccio ripetere perché queste sono oscillazioni, ma vedete, è quello, 7 volte maggiore. Se invece andiamo con NOP, il tempo di startup si abbassa, ma comunque rimane più del doppio di quello di quando il disco è live. Vedete? Infine c'è la prova con Deadline, e lo vedrete un attimo con Deadline, intanto vi dico che questo è un SSD fortunato per NOP perché le cose gli vanno bene. Su un altro SSD Intel, per esempio, con NOP va male tanto quanto CFQ, e alla stessa maniera NOP e Deadline, lo fermo un attimo, vanno male sugli hard disk, come vi faccio vedere fra un attimo. Invece su questo SSD che ho utilizzato per maggiore imparzialità nei confronti di questi altri due scheduler, le cose vanno un po' meglio perché il controller dell'SSD è un po' più fair, per cui tende un pochino lui a dare una mano, okay? E quindi colui che dà una mano si va al doppio del tempo. Uno a questo punto può dire, vabbè, CFQ ci mette un sacco di tempo, non so perché, c'è qualche casino, ma lasciamo stare i dettagli. Questo comunque ci mette il doppio, ma è inevitabile, perché intanto nel frattempo ho un lettore che va a manetta. Questo qui è greedy, cioè chiede, 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 chiede. E il throughput, vedete, è abbastanza...
netta e un minimo dovrò aspettare. Però a questo punto, diciamo, se non riuscite qui a farci entrare in gioco BFQ, quindi fra un attimo c'è la computazione su, su BFQ. Ah no, scusatemi, prima di questo peggioriamo un attimo le cose. Proviamo con due lettori, così BFQ lo facciamo entrare in scena dopo. Se andiamo su due lettori, con deadline siamo andati 6, 12, almeno 3 volte qualcosa il tempo di startup che avevo con il disco Idol. Vedete? 3-4 volte il tempo di startup con il disco Idol. Se metto CFQ è la morte. Quindi mettete a copiare due file e aspettate in eterno prima che vi parte l'applicazione su un SSD da 500 MB al secondo. Che ripeto, con deadline e non, le cose vanno meglio perché questo riguarda me. E quindi riprendo la presenta retorica di prima. Allora uno dice, vabbè, c'è un sacco di IO, qui ce n'è ancora di più di prima, è inevitabile che ho questo problema che mi si pianta tutto il sistema, ma se compro su BFQ tutto parte immediatamente. E se vado a guardare il prossimo giro, mi sembra che c'è una fluttuazione, questa è una fluttuazione dovuta allo switch fondamentalmente, ma poi vedo che va dallo switch. Il tempo di startup diventa uguale a quello che avevo quando il disco era idle, più 2 decimi, 3 decimi di secondo. Questo è anche alto, poi vi faccio vedere per un attimo che si sta stabilizzando, ma intanto l'ho fermato, poi diventa ancora più basso. A questo punto esageriamo, visto che BFQ si comporta bene, mettiamo nei 10 di fan il lettore, non premio. Questo è veramente un carico pesante. Con 10 file in lettura, nonostante 10 file in lettura, con BFQ al più io aspetto il doppio del tempo di startup che avevo con disco idle, ma se metto deadline, che era quello che si comportava meglio di tutti tra quegli altri, perfetto, sono diventato un sacco di volte di più, di 17 volte di più, una cosa del genere, sono 17 volte di più. Questa applicazione che ho preso è un po' più pesante, ma comunque è veloce. Immaginatevi questa cosa su qualcosa che ci mette ancora di più e moltiplicatelo per 17. E avete comprato un SSD che costa un sacco di soldi. Se rimetto BFQ, giusto per farvelo vedere, torno immediatamente al stesso tempo di startup, quindi meno del doppio di quello che avevo quando ci speravo. Basta, questo per quanto riguarda la prima parte sulla reattività. Okay? L'altra cosa che vi faccio vedere con questa demo invece è la latenza di, diciamo, di breve termine, quello che io riesco a garantire alle teste di IO, diciamo così, piccole e isocrone, cioè un video player e un audio player. E per farvelo vedere lancio un audio player, scusatemi, playback di un video, e in background ci metto il carico più cattivo di tutti quelli che ho considerato finora, quindi 10 lettori in parallelo. E faccio partire il film. E parte immediatamente. Parte immediatamente e il playback, la riproduzione è perfettamente, diciamo, smooth, senza problemi. E, c'è, vedete qualche scattino, ma quello fondamentalmente è dovuto all'hardware e al driver video. Per esagerare, contemporaneamente. Sì. Lo screencast come è fatto? Cioè, è via software? È software, però abbiamo visto via che ci sia o non ci sia, per fortuna non c'è. Perché poi il grosso... Soprattutto che le 10 letture non diano noia allo scrittore. No, no, sembrerebbe di no, è il classico record my desktop. Okay, che in verità poi il grosso rendering te lo fa dopo, quindi in qualche modo credo sia abbia bisogno. Sì, no, però per scrivere. Sì, sì, difatti è uno dei problemi che c'eravamo posti. Cioè, in realtà c'è anche... La scrittura, esatto, ci sarebbe da considerare anche lui. Ma siccome lui fa poche scritture e tu hai tutto il sistema della memoria virtuale, in verità va poco sul disco. Ah, vabbè, però sì, sì, è vero, c'è anche lui, abbiamo fatto delle prove per vedere che poi lui non influenzasse più di tanto. E se noi ci aggiungiamo pure l'apertura di LibreOffice Slider in parallelo, il film continua ad andare benissimo. Ora, uno può dire che questa è una scena statica, quindi non richiede molta banda del disco, ma fra un attimo ne arriva una che è tutt'altro che statica e, come state per vedere, anche ora che arriva quella che non è statica, insomma, dinamica, cioè cambi di prospettiva e tutto il resto, insomma, che è faticoso per, diciamo, un decoder, in ogni caso tutto procede senza benché minimo. A questo punto non resta che rifare la stessa prova col migliore scheduler tra quegli altri. Okay? Quello che si era comportato meglio di tutti era deadline, quindi andiamo a vedere che succede se usiamo deadline. Quindi rifacciamo la stessa cosa, fermiamo tutto,
altrimenti 10 file. Abbiamo il film, provate a indovinare cosa succede, non parte. Però se aspetto e ho pazienza, e abbastanza pazienza, il film parte, però una volta partito con questo SSD, effettivamente le latenze sono così basse che poi il playback non dà problema. Quello, su questo SSD non dà problema, tutt'altra storia su un SSD Intel o altri dispositivi. Con CFQ non ve lo faccio neanche vedere, perché anche se volessi farvelo vedere non potrei farvelo vedere perché con CFQ non parte. Quindi diciamo che è come se mi avete l'avessi fatto vedere, diciamo così. Bene, con questo termina la seconda parte di questa demo. Adesso c'è la terza parte in cui vi faccio vedere il throughput. Il throughput ve lo faccio vedere lasciando semplicemente 10 file in parallelo. Faccio vedere prima con VFQ a quanto fa. Aspettiamo un po', so che non si vede magari benissimo, comunque qui queste barrette vi assicuro insomma sono al massimo valore, siamo intorno al rate di picco che è su 420 MB al secondo, una roba del genere. Adesso commuto su, quindi quello sto facendo vedere quanto pago in termini di throughput per avere il VFQ rispetto al CFQ, zero, il throughput è lo stesso. Andiamo a vedere rispetto al deadline, niente, il throughput è lo stesso. Poi c'è NOT, che è quello che dicono che è il throughput al massimo, e se vado su NOT, niente, perché il throughput è lo stesso. Quindi diciamo a livello di throughput sono comunque all'ultimo. Bene, questo termina diciamo questa demo sull'SSD. Adesso farvi vedere un pezzettino di quella con l'hard disk. Qual è solo video? Con l'hard disk praticamente la minestra è la stessa, vado quindi direttamente a farvi vedere cosa succede. Se in questo caso c'è terminal perché l'hard disk è più lento, se usavo LibreOffice si aspettava la vita. Se metto un reader con CFQ, il tempo di startup, quindi da un secondo che era quello a vuoto, vedete diventa di nuovo il doppio, e questa volta finalmente vi posso far vedere quello che vi dicevo prima, cioè che se io ci metto NOP non è vero che le cose vanno meglio, andavano bene su quell'SSD perché in effetti con lui NOP andava d'accordo. Con NOP le stesse cose, però il deadline va uguale. Se a questo punto volevo far vedere direttamente con due file, se vado con due file adesso ho deadline, aspetto, ok? Quindi come al solito adesso dopo qualcuno si è stancato di aspettare c'è la mutazione su VFQ e ah no, scusate, con CFQ va male tanto quanto con deadline, insomma credo di avervi convinto che aspetto un sacco di tempo. E per non farvi perdere tempo voglio andare direttamente a VFQ. Eccolo, se vado su VFQ aspetto qualche fluttuazione e sono qui a una volta e mezzo il tempo che avevo con il disco idle, e dopo le fluttuazioni sono a un decimo di secondo oltre quello che avevo quando il disco era idle, abbastanza poco per accorgersene. E vabbè, qui c'è la prova con 10 file, credetemi le cose vanno più o meno uguale, e poi vedete c'è 1.26 con 10 file, se metto CFQ mi addormento. Con CFQ le cose vanno molto peggio, con NOP vanno ancora peggio, con Deadline stessa cosa vanno male, questo non partirà più. Anzi no, scusate, non mi ricordo, ci ho messo solo 12 volte di più. Con quegli altri allora che ci mettono di più, poi non ricordo tutte le singole combinazioni di schede. Comunque come vedete c'è da aspettare. Anzi no, qui ci ha messo solo 12 volte di più perché parte del lavoro gliel'aveva già fatta VFQ perché ha fatto la commutazione che aveva già caricato un po' dell'applicazione. Invece se c'è solo lui vado per le 16 volte di più. Detto questo, se andiamo al discorso playback, credetemi, playback è perfetto con 10 lettori in parallelo e con le applicazioni che fa. Ecco, ci sarà la parte più demanding, ma come vedete non ho nessun problema. Se faccio la stessa cosa con CFQ, qui sto aspettando che parte il video.
per quanto riguarda il discorso throughput, con BFQ e 10 file letti, il throughput va attorno al picco, che è sui 160 MB al secondo per questo disco qua, e qui le cose sono più interessanti, perché se adesso commuto, ora da lontano che non si vede bene, se adesso commuto su CPQ, il throughput mi si riabbassa, perdo un 30% di throughput. Ma la cosa più divertente è se commuto su Tesla, che me ne vado giù a 60 MB al secondo, quindi sono a un terzo del throughput di picco del disco, col nostro. Bene, questo è quanto, e vediamo cosa riesco a dirvi in qualche minuto. Volevo solo dirvi che cosa sta per succedere, e quindi non vi sto a dire come funziona BFQ, vi dico quello che sta per succedere. Diciamo, una delle risposte che abbiamo ottenuto è stata questa: va bene, ma tanto BFQ non serve, perché i dischi andranno sempre più veloci, i dispositivi saranno sempre più veloci, le latenze saranno sempre più basse, nessun problema ci sarà più. È vero? Allora, primo, è la fregatura grossa, è che i dispositivi riordinano le richieste, quindi io posso avere anche un dispositivo che va alla velocità della luce, ma se lui continua a servire le richieste sbagliate, quelle giuste aspettano, e questo è esattamente il motivo per cui con un disco da 500, un dispositivo da 500 MB al secondo aspetto 20 secondi per far partire una cosa che ce ne metteva a 0.6, quindi ho voglia di andare veloce finché quello fa le cose storte. E questo, diciamo, è un problema che aumenterà, perché com'è che vanno più veloci gli SSD? Non è perché i dispositivi, i chip sono più veloci, perché ormai siamo arrivati alla barriera massima, è perché c'è più parallelismo. Ma se c'è più parallelismo ci metto dentro più richieste, ma se ci metto dentro più richieste lo scheduler interno del dispositivo c'ha più richieste tra cui scegliere quelle sbagliate. Quindi il problema probabilmente rimane uguale o forse diventa bello. Primo. Secondo, quando è che uso questa roba ad altissimo throughput? Vabbè, o se ho un sacco di soldi e non so come spenderli, o perché, diciamo, il throughput mi serve, perché per esempio? Ma perché magari voglio mettere più macchine virtuali nel mio servizio di cloud, oppure perché voglio fare lo streaming di più video. Ma che succede? Se per esempio ho un throughput che n volte più alto, io che faccio? Lo uso per trasmettere n volte tanto film, ma quindi il throughput che do ogni film è quello che gli davo prima, e quindi i tempi di servizio alla richiesta sono quelli di prima, le latenze sono quelli di prima, e probabilmente i problemi di latenza sono quelli di prima. Sono diventato n volte più veloce, ma faccio n volte più cose, e quindi per ciascuna sono messo più o meno come prima. E questo, diciamo, vi risparmio lavori futuri con BFQ. Quello che chiudo facendovi vedere questo è perché la cosa è legata, questa cosa che vi ho detto, a quello che è già successo dentro Linux e che ormai diventerà realtà sempre di più. Cioè, attualmente Linux, quando serve un dispositivo, ha una sola coda di I/O. Questo è un problema di un sistema multicore, perché praticamente tutti i core incidono sulla stessa coda e aspettano per l'uso della coda, e stanno tutto il tempo fermi su un lock sulla coda. Quello che hanno già fatto Helwig e Axbo è questa cosa qui. È diventato multicoda, praticamente c'è una coda per ogni core. Se sono fortunato, poi ciascuna di queste code mi corrisponde a una coda hard dell'SSD, perché pure loro stanno diventando multicoda. Quindi nel caso più fortunato ho una coda per ogni core, e ogni coda mi va a finire all'interno di una coda per ogni dispositivo. Quindi obiettivamente stanno molto più veloci. La cosa divertente è che attualmente loro hanno fatto tutto questo, Helwig ha fatto tutto questo, quando era Linux Core lo presentava, insomma, tutto entusiasmo, perché era un lavoro eccezionale. E poi quando ha fatto vedere i grafici, però su questo articolo non ce ne hanno messi, c'era, cioè, il throughput che saliva all'aumentare il numero di core, a un certo punto non saliva più, e giustamente gli hanno detto: ma come, è fatto tutto questo, perché il throughput non sale più? È perché il dispositivo è troppo lento, per cui praticamente. Ma in verità qual è il problema? Che tutti i dispositivi attuali hanno ancora una coda sola, quindi hanno eliminato il problema del lock sulla singola coda software che c'è nel sistema operativo, e adesso ce l'hanno nella coda hardware dell'SSD. Sono al punto di prima, con in più la fregatura che facendolo multicoda hanno tolto gli scheduler, e quindi non c'è più nessuna garanzia di responsiveness e di latenza. Basta, ce l'ho fatta. Ok, questo è tutto, grazie per aver... Flashing di tutte le facce, si satura tutto quanto.
facile per usare. Se non riusciamo a farle entrare in mainline, no. Cioè, cosa secondo me potrebbe essere? Sì. Distribuirlo anche come page di un modulo. Sì, qualcuno l'ha fatto. Il problema è che per funzionare fino in fondo deve essere compilato built-in, quindi non lo puoi dare come modulo. Ci sono alcune funzionalità con i gruppi, con la generazione.